dalla processione in piazza con le palme 10 aprile alla benedizione Urbi et Orbi della loggia centrale di San Pietro 7 giorni dopo. Nel mezzo ci sono i solenni riti della Settimana Santa. Si prepara così la Pasqua di Francesco. 6 appuntamenti in 8 giorni, in presenza finalmente dei fedeli, assenti o quasi del 2019, ultima Pasqua prima della pandemia. Anche il Colosseo, il 15 aprile sera, tornerà ad illuminarsi delle fiaccole della Via Crucis. E anche la messa in Cena Domini, Giovedì Santo, con la lavanda dei piedi, potrebbe essere di nuovo celebrata, come fa Bergoglio in carceri, ospedali, centri di accoglienza. Intanto è in arrivo domani, in libreria, anticipa Famiglia Cristiana, un insolito libro. I poveri del mondo, tramite l'associazione francese Lazare, intervistano Francesco. Al conclave, racconta lui, non feci campagna elettorale, né pagai nessuno. La Chiesa del futuro, prevede, nella sua essenza rimarrà la stessa, nonostante tradizionalismo e progressismo. Mi costa fatica, confida poi, non serbare rancore verso chi non mi ama. Infine esorta, la soluzione alla povertà, ingiustizia che grida al cielo, può venire solo dai movimenti popolari, redistribuendo i beni a tutti.